could be us. So back to what I was saying. Could be us. Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Pasquale Slab. In questo video continuiamo l'ispezione della fonovaligia che è stata effettuata nel video precedente e quindi ora andremo a vedere in che condizioni si trova il circuito elettronico e anche a fare una riparazione per fare in modo che questo continui ancora a funzionare correttamente e senza problemi. Però prima di continuare ricordo per chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi al canale e anche di attivare la campana delle notifiche in maniera tale che non perde nessun video che io pubblico la domenica alle ore 12. E quindi ora cominciamo con l'argomento del video, ma prima desidero fare una precisazione. Nel video precedente, quando ho fatto il richiamo letterario, ho parlato della storia dei corsi e dei ricorsi e avevo attribuito questa citazione a Leonardo Sciascia. E effettivamente non è così, non è sua questa citazione, è stato un mio errore, ma anzi questo argomento dei corsi e dei ricorsi storici è attribuito a Giovan Battista Vico, che è un filosofo napoletano. E poi molti altri scrittori e autori hanno utilizzato questa citazione dei corsi e dei ricorsi storici, ma tranquillamente non era il caso di Leonardo Sciascia. E quindi parentesi letteraria chiarita. Quindi ora torniamo da capo all'argomento della fonovaligia e facendo un riassunto del video precedente abbiamo visto che cos'è la fonovaligia, quali erano i suoi utilizzi e anche analizzato lo schema elettrico di questa fonovaligia Lesa Andessi AD1 e approfondito quindi tutta la parte dello schema elettrico è inquadrata nel contesto storico. Poi è stata anche messa in funzione per ascoltare quale poteva essere il suono di questo apparecchio. E poi a questo punto non rimane che vedere come è fatta all'interno. Poi, dopo che si è visto l'interno, allora si procederà anche al controllo del circuito elettronico che, come si è già potuto vedere dallo schema elettrico, è piuttosto semplice e quindi poi ci sarà il collaudo finale. Preciso che nel controllo del circuito elettronico cerco di andare passo passo proprio per far vedere i passi generali da affrontare. E quindi ora andiamo a vedere come è fatta all'interno. Allora, andiamo a smontare l'apparecchio. Quindi io qua ho fatto in modo di bloccare i supporti del piatto, ho anche bloccato il braccio e ovviamente ho staccato qua l'alimentazione, altrimenti qui la scossa è garantita. E allora andiamo a svitare queste viti. Qui ce n'è una e poi ce ne sono altre tre negli altri tre lati e procediamo a svitarle. E mettiamo da parte le viti con la rondella. Poi gli
andiamo di qua, questa, poi quest'altra. E questa è l'ultima. Quindi, come si può vedere, è piuttosto facile smontare queste apparecchiature. Infatti, all'epoca le cose venivano costruite per essere anche riparate. Oggi la filosofia è diversa, però i tempi sono cambiati, quindi non possiamo fare altre discussioni. E ora basta semplicemente alzare qui tutto, ecco, praticamente abbiamo smontato la fonovaligia. Questo è il coperchio inferiore, lo mettiamo un attimo da parte e ora giriamo sotto sopra l'apparecchiatura. Ecco qua. Questo è ciò che c'è all'interno. E qui, proprio facendo lo zoom, vediamo l'altoparlante. Ovviamente qua c'è l'azione della sua calamita, che è giusto che sia così. Trasformatore di uscita. Questo. Poi qua invece abbiamo il motore, eccolo, e come si vede vediamo anche tutti i vari fili. Nello schema elettrico il colore dei fili è indicato, quindi questo è anche un grande aiuto per chi va a riparare questi apparecchi. Poi qua c'è la meccanica del giradischi, ecco, qui c'è una parte della meccanica e qui invece abbiamo il diodo. Raddrizzatore, ecco. E vediamo un po', e questo qua, proprio questo che sto indicando col cacciavite, è il diodo raddrizzatore, quello che c'era rappresentato nello schema elettrico. E qua invece c'è il circuito amplificatore, dove abbiamo questa valvola, l'L84, che era il pentodo di cui si parlava prima. E qua poi tutti gli altri componenti, qua c'è, ecco, visto così uno dice è un condensatore, sono due invece, perché all'epoca per risparmiare spazio si costruivano degli involucri dove si mettevano due condensatori con un terminale in comune e così si aveva un componente solo anziché due. E un terminale in comune generalmente era in negativo, comunque uno dei due. E ora quello che si deve andare a controllare è l'efficienza di questa valvola, perché dopo tanto tempo non è detto che sia ancora efficiente. Il fatto che suoni non vuol dire che la valvola è al massimo dell'efficienza. Poi sicuramente dare una pulita ai potenziometri con il pulisci contatti. E per quanto riguarda questi condensatori, per fare le cose in maniera rigorosa andrebbero controllati con un misuratore di ESR, però visto il tempo che è passato si potrebbe anche pensare di sostituirli. Comunque si vedrà poi se sostituirli entrambi o solo uno eccetera, il valore sia ancora nelle tolleranze.
questo diodo, volendo, si potrebbe sostituire con un diodo al silicio, perché alla lunga, come dicevo, questi si deteriorano. Quindi, volendo, si potrebbe mettere un diodo al silicio. Però si valuterà. E riguardo il trasformatore di uscita, lì non c'è niente da fare, perché o funziona o non funziona. In questo caso si è sentita la musica, quindi il trasformatore sta facendo il suo lavoro e il motore pure ancora è in ottime condizioni. E quindi si fa soltanto un restauro per quanto riguarda la parte elettronica. Dopo aver visto come è costituita all'interno, allora ora invece andiamo a controllare il circuito elettronico. Quindi cominceremo dalla valvola per vedere se questa è ancora efficiente o no. Poi andremo a vedere i condensatori, e in questo caso gli elettrolitici verranno sostituiti. Quindi poi si farà anche un controllo sulle resistenze, sui potenziometri si spruzzerà del detergente per contatti elettrici e qualche saldatura può darsi che andrà rifatta. Comunque, ora andiamo a effettuare queste operazioni. Ecco, qui è inquadrata la fonovaligia, però l'ho già smontata. E quindi andiamo a girarla sotto sopra ed ecco qua. E beh, quello che c'è ormai lo sappiamo, ci è noto, e quindi ci andremo a concentrare proprio qua sul circuito elettronico. Allora, per fare questo dobbiamo disconnettere i fili che sono collegati al circuito e poi lo possiamo controllare. Però prima di operare la disconnessione, ad esempio, si notano alcune cose che teoricamente non sono molto corrette. Ad esempio, se andiamo qui, ecco, questo è il cavo schermato della testina, e qui giustamente per raggruppare i fili è stato fascettato con questi altri, però qua questi fili praticamente sono tutti uniti assieme. E abbiamo fili dell'alternata, poi quelli anche dell'uscita del diodo raddrizzatore, che è questo qui sotto, e praticamente è questo qui, e onestamente non è una buona cosa, nonostante questo sia del cavo schermato. Infatti tra le varie cose, questo cavo cercheremo di farlo passare da un'altra parte dove è meno disturbato dai fili dell'alternata. E poi, dopo di questo, procediamo con la riparazione del circuito elettronico. E allora, per prima cosa, andiamo a staccare la valvola, questa qui. Quindi andiamo ad alzare questa molla e tiriamo via la valvola. Ecco qua, questa è la valvola qui, che è la EL84 prodotta dalla RCA, e vediamo se questa è efficiente. E per fare questo ci vuole lo strumento, che è il provavalvole. Allora, ecco che qui ho preso il provavalvole e ora quindi andremo
a posizionare la valvola sullo strumento e fare la prova di cortocircuito fra gli elettrodi e quella di emissione. La prova di cortocircuito fra gli elettrodi effettivamente si potrebbe anche evitare perché già si è visto che la valvola è funzionante, quindi potremmo fare la sola prova di emissione, però per fare la procedura passo passo, allora faremo anche questo. Allora, questo tipo di valvola va nello zoccolo Z2 e quindi la andiamo a posizionare qui. Perfetto, eccola qua. Poi, con il manuale che è allegato all'apparecchio, perché senza di questo non potremmo nemmeno utilizzarlo, andiamo a vedere come dobbiamo regolare le levette. Allora, per fare la prova, quindi tensione filamento 6,3 volte già regolato. Poi mettiamolo su I, cioè la prova di isolamento stiamo facendo. La taratura deve andare a 0. Poi portata in corrente continua 1 mA. Bene. Ora andiamo ad accendere. Perfetto. E quindi ci focalizziamo qua sullo strumento e andiamo a portare in A gli altri. Quindi cominciamo col 2 e infatti non si muove e questo è giusto perché così è previsto. Andiamo col 3 e non si muove. Andiamo col 4, qui c'è scritto che si deve muovere e si muove. Bene. Andiamo col 5 e si muove. Bene. Poi 7 e non si deve muovere, portandolo sempre in A. E il 9 e non si muove. Bene, quindi in questo caso la prova di isolamento è superata e non ci aspettavamo un risultato diverso per ovvi motivi. E allora spegniamo lo strumento e ora invece andiamo a impostare le levette in maniera diversa. Ecco qua, perché dobbiamo fare la prova di emissione, quindi per vedere quanto è efficiente la valvola. Allora, qui commutiamo su T2, ecco qua questo commutatore. Poi portata del multimetro 10 mA fondo scala corrente continua, la taratura qui c'è scritto 49, noi la portiamo qui a 49, eccola, e ora andiamo a sistemare. Quindi questo va in, il primo va in B, qua, poi C, C, C. Poi dobbiamo andare in D, poi c'è B, B e A. Ecco, così la valvola è stata collegata in modalità diodo. Ora non facciamo altro che accendere e quindi stavolta facciamo lo zoom sullo strumento e allora in questo caso la lancetta deve andare qui nella parte verde. Più si avvicina al fondo scala, più la valvola è efficiente. Allora accendiamo e ora dobbiamo aspettare che riscaldi il catodo e
E quando comincia a emettere elettroni, vediamo l'ago che si sposta. Ecco, si sta spostando l'ago. Vediamo un po', sale, 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 sale. Qua siamo nella zona ancora incerta. Aspettiamo un po'. Qua praticamente noi ci troviamo più o meno al 45%. Onestamente la valvola non è proprio il massimo, infatti si trova la lancetta nella zona col punto interrogativo, nel senso che qui viene lasciata facoltà al tecnico riparatore di stabilire se continuare a usare la valvola o no, perché secondo questo strumento non è proprio del tutto efficiente. È solo che al momento, non avendo un'altra valvola di ricambio a disposizione, useremo questa qui. E quindi sappiamo già che la valvola non è alla sua massima efficienza e quindi possiamo spegnere. Quindi, dopo aver misurato l'efficienza della valvola, allora ora torniamo da capo sulla fonovaligia e andiamo a smontare la scheda elettronica che è questa qui. Quindi cominciamo a togliere le varie fascette che ci sono, però le mettiamo da parte. Questa è una, poi con l'altra, ecco, ecco qua il cavo schermato, questo qui. Ora vediamo come farlo passare. Poi qui abbiamo tutti i vari fili. E ora qua, per evitare errori, conviene prima scattare delle fotografie in modo tale che ci si ricorda, o meglio, si può andare a rivedere come i fili erano connessi. Quindi togliamo anche quest'altra fascetta, ecco. Perfetto, qua è stata svitata la prima manopola e ora andiamo a svitare l'altra. Ecco, perfetto. E qui abbiamo tolto le due manopole. E ora però dobbiamo svitare i due dadi. Allora, svitiamo i dadi. Questo e quest'altro.
Perfetto. Ora dobbiamo togliere qui le rondelle. Sta qui. Quest'altra. E quindi sollevando ora, ecco qui che viene fuori. Perfetto. Ecco, e qua abbiamo praticamente la scheda. Questa qua. E ora qua andremo a fare i controlli. Ecco, ora qua potete vedere la scheda che è stata posizionata su questo supporto e questo è il lato saldature. E come si vede qua il circuito stampato non è che ha moltissimi collegamenti, solo che qua c'è qualche, per esempio, le saldature qui della valvola. Qui secondo me converrebbe rifarle e allora togliamo lo stagno vecchio e andiamo a mettere quello nuovo. Quindi prima procediamo con il succhiastagno. E andiamo a tenere poi lo zoccolo, quindi per rifondere stagno qui aggiungiamo, ecco, ho aggiunto un altro po' di stagno proprio per aiutare a sciogliere quello che c'è. E ora procediamo a stagnare. Bene, e quindi le stagnature sono state rifatte sullo zoccolo. Ora andiamo a vedere la questione condensatori. Quindi, girando la scheda, i condensatori sono questi due, quelli, gli elettrolitici principali. E allora andiamo a vedere come sono sistemati. Quindi, ecco qua, qua c'è il condensatore quello da 32 più 32, questo, ed è saldato qua, e poi abbiamo invece l'altro, questo qui, che pure ora lo andiamo a dissaldare, eccolo qua. E quindi cominciamo da questo piccolino. Quindi andiamo a dissaldare. Ecco
Oh, è stato tolto. Questo è da 25 volt lavoro, 25 microfarad. Ora dobbiamo vedere però la polarità di questo qua. Allora, abbiamo dissaldato il condensatore da 25 microfarad che in questo caso qui, eccolo, è per com'è, questo deve essere il positivo e questo il negativo. E ora andiamo a sostituirlo. Allora, qui abbiamo due condensatori a disposizione e quindi ci abbiamo 33 microfarad a 63 volt, questo qui, oppure c'è quest'altro che è 22 microfarad sempre a 63 volt. Sì, eccolo qui. Ecco questo. E allora mettiamo il 22 microfarad. Ecco, il condensatore è posizionato. Ora qua purtroppo nello dissaldare la piazzola si è staccata e infatti qui si può notare che c'è un deposito di stagno. Ho grattato la vernice isolante, così ora il reoforo del condensatore andrà a essere stagnato qua proprio direttamente sulla pista. Purtroppo questo può capitare quando i circuiti sono molto datati, ma può capitare anche con circuiti stampati nuovi, dipende da quanto si insiste con il saldatore o dissaldatore. Quindi facciamo la stagnatura qua, ecco, e qui andiamo a stagnare sulla pista. Ecco fatto. Perfetto. Possiamo togliere l'eccesso dei terminali. Ecco meglio mettere un po' di stagno in più. E questo condensatore è sostituito. Ora si deve andare a sostituire quest'altro e vediamo un pochino come combinato. Anche qua praticamente le piazzole si sono consumate e quindi dobbiamo sfruttare la pista. Ora andiamo a rimuoverlo, questo condensatore.
Oh, eccolo qua. Questo è stato rimosso. Però questo è un gruppo di due condensatori. E infatti qua c'è il negativo e poi ci sono i due positivi, questi qua. E li andiamo a sostituire. Questi sono due condensatori da 32 microfarad a 300 volt lavoro e volt di picco 400. Almeno questo è quello che c'è scritto qui. E mettiamo invece questi condensatori che sono da 33 microfarad contro 32, e beh, vanno bene uguale, ecco qui, e sono a 450 volt lavoro. E quindi li andiamo a mettere. È solo che ora qui dobbiamo andare a grattare un po' le piste perché la piazzola anche qua si è rovinata. Ecco qua si possono vedere le due piste che dove è stata rimossa una parte della vernice isolante. Quindi ora andiamo a fare la stagnatura. Ecco qua. E ora mettiamo i condensatori. Riguardo la parte a massa non si pone il problema perché c'è questa pista che sfruttiamo praticamente questo continuo qua. E quindi in questo caso non si pone il problema. Allora, dobbiamo mettere il condensatore, qua la lampadina, così. Ecco perfetto. E quindi condensatori saldati. Qua la lampadina resta al suo posto e quindi ecco qui. Certo, purtroppo sono adattati per ovvi motivi, però almeno questo con i condensatori nuovi dovrebbe funzionare un tantino meglio. E ora andiamo alla questione potenziometri. Quindi qui andiamo a passare lo spray per pulire i contatti elettrici. E allora lo andiamo a mettere, vediamo se ci abbiamo tipo qua. Ecco, quello che sto usando sì, è WD-40, ma detergente per contatti, quindi è il prodotto specifico per questo utilizzo. Quindi ora vediamo un po'. Bene, e qui sono
puliti. Ah, qua ci abbiamo un'altra questione, che questo potenziometro non fa bene contatto. È proprio qui. E allora andiamo a sistemare le saldature. Quello che ho fatto è stato semplicemente andare a portare la saldatura verso la pista in maniera tale che il contatto fosse il più possibile perfetto. E quindi questo per evitare che la piazzola non facesse contatto bene, visto che già si muoveva. E ora ecco, ora per esempio è molto più stabile qua il potenziometro. E questo vuol dire che ora lavorerà molto meglio. E quindi queste le riparazioni. Beh, già che ci siamo, rifacciamo anche le saldature qui sul potenziometro del volume. Anzi, qua togliamo proprio lo stagno e mettiamo quello nuovo. Ora andiamo a risaldare. Perfetto, e così la scheda ora è pronta per essere riutilizzata. Magari diamo una spruzzata con l'alcol isopropilico e una pulita. Spruzziamo l'alcol isopropilico e diamo una passata qui. Perfetto, e ora qua la scheda è pronta per essere rimontata dentro la fonovaligia. Allora ho rimesso qui la scheda nella fonovaligia e ora andiamo ad avvitare i dadi. Perfetto, e allora i dadi sono serrati. Ora si deve girare da capo sotto sopra e rifare i collegamenti. Ecco qua. Allora, cominciamo a ripristinare i vari fili. Questo è quello relativo alla testina, che forse era meglio che lo collegavo prima. Beh, vedremo ora come collegarlo. Dunque, mettiamolo di qua, qui. Allora andiamo a ristagnare i due contatti. Ecco, ora qua è stato saldato il cavo schermato della puntina. Ora vediamo che percorso gli si può far fare, perché prima era tutto legato con i fili dell'alternata. Quindi vediamo un po'.
possiamo sì piegarlo in questa maniera. Ecco, qui ho bloccato il cavo con un po' di colla a caldo, il cavo quello della testina, e ora qua dobbiamo rifare tutti i collegamenti. E allora cominciamo da i fili colorati. Allora, questo e deve andare praticamente qua. Allora andiamo a staccarlo, e qua in questo punto ci vanno i due fili rossi, questo e quest'altro qui, questo qua del trasformatore di uscita. Quindi ora andiamo a prepararli. Ora dobbiamo connettere il filo azzurro che deve andare lì, però qui ci aiutiamo con le immagini. Perfetto, quindi allora speriamo anche questo. E al solito lo stagniamo. Perfetto, ed è connesso. Quindi a questo punto ora rimangono da connettere questo filo azzurro, questo filo verde e questo filo marrone, e poi questa parte qua del filo grigio, che è quello che va all'interruttore. E allora procediamo. Quindi ora siamo pronti per effettuare la prova. Ora, prima di fissare le viti definitivamente, andiamo a rimettere qui le manopole e vediamo a questo punto che cosa abbiamo ottenuto. Quindi dobbiamo rimettere questa. Perfetto, e le manopole ci sono. Ora quindi andiamo a vedere qua, andiamo ad attivare le sospensioni del giradischi. Perfetto. Ecco, quindi ora ho rimesso anche la valvola e a questo punto andiamo a vedere cosa succede. Qui riabilitiamo gli ammortizzatori del giradischi e colleghiamo la spina. E accendiamo. Ora aspettiamo che la valvola riscalda. Perfetto. E ora proviamo con un disco. Allora, ora a questo punto proviamo qui con un disco. Eccolo qua. Qua c'è il disco, accendiamo.
Ecco qua. Ecco qui. E funziona. Ecco qua. Bene, e quindi con questo si conclude la riparazione della fonovaligia. E già cambiando i condensatori si è visto che il rumore di fondo si è ridotto. E poi quando sarà disponibile la valvola con efficienza maggiore, allora in quel caso andrà tutto a vantaggio dell'ascolto, anche se così già si riesce ad ascoltare meglio. Quindi il video è arrivato alla conclusione, mi auguro che sia stato interessante e che possa essere stato anche d'aiuto per chi ad esempio dovesse riparare qualche altra fonovaligia o apparecchiatura comunque a valvole. E quindi noi ci rivediamo al prossimo video e se lo avete ritenuto interessante vi chiedo anche di mettere un like e di condividerlo. E detto questo, arrivederci al prossimo video.